Buongiorno a tutti, buon venerdì a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento qui in diretta su Milano All News. Sono le 12.30 di oggi venerdì 19 gennaio, credo sia giusto, 19 gennaio 2018. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Quest'oggi parliamo di sport e siamo ben contenti di tornare a parlare di uno sport che noi di Milano News amiamo tantissimo. La cravatta gialla è in onore delle Harpies. Chi sono le Harpies? Beh, sono la squadra di Milano di roller derby, di cui oggi qua abbiamo un esponente che è anche esponente e nonché lineup manager del Team Italy. Sto parlando di Mad Minion. Buongiorno Mad. Ciao a tutti. Buongiorno a te Minion. Allora, che cosa è il roller derby? Allora, stiamo parlando di roller derby, molti che ci seguono da tempo l'hanno visto, abbiamo fatto insomma un'annata stupenda in vostra compagnia seguendo tutte le partite del roller derby Milano, delle Harpies di Milano, sia a Milano che insomma siamo venuti a Bolzano insieme a voi, poi abbiamo fatto il DDT, questo grandissimo torneo internazionale fatto qua a novembre a Milano. Però insomma, roller derby, che cos'è il roller derby, Minion? Sì, perché ancora magari non si conosce tantissimo. Il roller derby è uno sport di contatto che si gioca sui pattini, sui vecchi pattini, diciamo i classici, quelli, i quad, e su una pista circolare, quasi ellittica. La squadra è composta da un roster di 14-15 persone, in realtà adesso con il nuovo regolamento, ma in campo stanno soltanto 5 alla volta, quindi una jammer, che è la persona che deve fare il giro del campo, superare l'avversario, e per ogni avversario che supera fa un punto, e le blocker, che invece devono aiutare la propria jammer a superare l'avversario e bloccare ovviamente la jammer avversaria. Ecco, le blocker, le jammer, perché appunto nasce come sport femminile il roller derby. Adesso sta iniziando finalmente a prendere anche, diciamo, sembra una parte più maschile. So che ci sono stati anche degli esperimenti fatti soprattutto anche dal vostro team di gioco misto anche tra maschi e femmine, esatto. Ma nasce come sport femminile, giusto? Sì, nasce prevalentemente femminile, cosa strana tra l'altro, perché nello sport questa cosa, soprattutto perché nasce, cioè si comincia a parlare di roller derby addirittura nel 35, quando la donna, diciamo, che non era proprio vista come un esponente principale dello sport, soprattutto uno sport di contatto abbastanza tra virgolette violento come roller derby. Nel 35 sicuramente molto violento, mi verrebbe da dire, però negli anni si è un po' edulcorato forse. Quindi immaginate cos'era prima. Infatti immaginiamo che nel 35 si inventi uno sport appunto di contatto violento sui pattini solo femminile. Esatto, in America ovviamente, sì, che sono portato avanti, poi anni 50 e 60 diciamo ha avuto il suo picco massimo, e adesso finalmente da indicativamente il 2012 ce l'abbiamo anche in Italia. Anche in Italia, appunto, perché come dicevo prima, tu Minion fai parte delle Harpies Roller Derby, esatto, di Milano, che sono la prima squadra che nasce in Italia appunto nel lontano 2012, mi dicevi? Sì, una delle prime squadre. Una delle prime squadre. C'era già un qualcosa nella base militare di Napoli. Ah, ecco. Che comunque, sì, magari di ragazze italiane non aveva tante. Però nasce più o meno anche vicino Bolzano, e nasce il primo nucleo, e le Harpie sono state fra le prime a giocare, sono state la prima squadra a giocare la prima partita ufficiale in Italia. Ah. E quindi siamo, vabbè, abbastanza orgogliosi di questo, però in realtà cresciamo tutti insieme come movimento. Siamo molto legate tra tutte le leghe italiane, tra tutte le squadre italiane. Ecco, appunto, perché in Italia ormai è un movimento che insomma dal 2012 a oggi ha fatto grandi passi, perché insomma ci sono tante squadre che voi appunto chiamate leghe, vengono il nome delle vostre squadre, e ci sono tantissimi tornei ormai, appunto ne parlavamo prima, a Bolzano c'è stato l'anno scorso questo bellissimo skier, un torneo, diciamo una specie di Coppa Italia dove le migliori rappresentanze italiane si ritrovano. Tu come ti sei avvicinata a questo sport? Ma io in realtà avevo un'amicizia in comune con una delle atlete che stavo cominciando prima in quel momento, e che mi disse: ah, è strano, sono andata questo weekend a fare questo video a queste ragazze che fanno questo sport violentissimo, sui pattini, e se le danno in santa ragione. Io ho detto, vabbè, è una cosa fighissima, cioè unisco il contatto con i pattini, che sono le mie due cose preferite, e andiamo a provare. E una volta che provi, basta, sei dentro, ti rapisce completamente. Ecco, la cosa bella appunto del roller derby poi è che diciamo chiunque può giocare a roller derby. Sì, nel senso che questa nomea del violentissimo in realtà non è vero, è uno sport di contatto, e come tutti gli sport di contatto ovviamente è un po' rude. Però in realtà è aperto a tutti i tipi di persone, sia caratterialmente che fisicamente.
e abbiamo tutto un purpurri di Adesso voi, gente. quando avete la mignon, è proprio Minion, Minion, no? Sì, Proprio nel è senso, Minion è perché proprio proprio Mignon, anzi, proprio sai nel video da non c'è. chiamare. Hai delle compagne di squadra, o anzi delle avversarie che insomma ti doppiano anche, no? Assolutamente. Insomma, però appunto non è un problema, nel senso c'è uno spazio diciamo per tutte all'interno di questo gioco. Assolutamente sì, tant'è che spesso e volentieri ci troviamo anche a giocare con i ragazzi, appunto perché non siamo tantissimi e questo non rappresenta assolutamente un limite. Però oggi siamo qua a parlare di un appuntamento importante, perché tu sei appunto il lineup manager. Cos'è un lineup manager? Cosa fa il lineup manager? Lineup manager è la persona che in panchina schiera le ragazze in campo, perché Ok, come abbiamo detto quindi prima sono scegli 15 persone, chi di quei esatto. 15, le 5 di volta in volta Di sei tu volta, a esatto. scegliere chi scende in campo. Beh, questo sporco lavoro lo fai appunto per il Team Italy, cioè la nazionale italiana di roller derby che fra pochissimi giorni parte per i mondiali. Esatto, 30 e 31 partiamo per il mondiale a Manchester, quindi cominciamo questo torneo che durerà fino al 4 di febbraio. E che Dio ce la mandi buona. Allora, non è il primo mondiale per te, Minion, oppure è già il secondo? Mondiale, sì. Ah, il primo mondiale, ok, primo mondiale per Minion. Insomma, avresti mai pensato di finire a fare uno sport che ti avrebbe portato nel giro di pochi anni? Appunto, diciamo, tu hai iniziato nel 2014, 14. insomma, meno di 4 anni, Ma mai nella trovarti vita, a cioè giocare ai mondiali. Insomma, stiamo parlando veramente di mondiali, cioè, è come se uno iniziasse a giocare a calcio e dopo 4 anni finisce a fare i mondiali in Russia di quest'anno. Cioè, stiamo parlando veramente dei mondiali di roller derby, dove nazionali, tanti, quante nazionali sono? allora, quest'anno dovrebbero essere intorno fra i 50 e i 60, se non ricordo male. Quindi insomma, Ha avuto una e ci sono le crescita migliori avversarie al esponenziale. mondo, tra cui appunto gli Stati Uniti, so che insomma, tantissime dell'Inghilterra, anche se la cava bene, credo, giusto? Sì, Poi ci sono tantissime nazionali che appunto. E ci siete anche voi, insomma, come ve la ci siamo anche giocate? noi. Come ve la giocate questa. Ce la giochiamo, nel senso andiamo lì e facciamo il nostro meglio. Siamo ovviamente nel mondo le pivelline, no? In realtà abbiamo partecipato al primo mondiale nel 2014, appunto io ero appena entrata, quindi non ho partecipato attivamente, e dove c'erano appena forse poco più che 30 squadre, quindi Sono pensate 39 le nazionali, mi arrivano adesso le comunicazioni dell'area. 39. 39, sì. Ah, meglio, Iacovacci dice 38, Betty Boop dice Vabbè, 39, allora, quindi Bruno organizziamo. dice 39 e Iacovacci 38, non so chi dei Molto due è più bene. attendibile. Comunque meno della metà erano nel 2014, Perfetto. quindi ha avuto una crescita ovviamente esponenziale. Ci siamo anche noi, abbiamo una bella nazionale, nel senso che anche qui sta crescendo Vediamola questa nazionale, abbiamo tanto. tutto il roster, giusto? Chiedo alla regia di Mari, eccole qua, le 15 quindi, ragazze, Sono 20, 20 in tutto, quindi sì, non ci le ricordo 16 20. titolari, diciamo 4 Ok. riserve. Ecco, appunto, dice allora, appunto, ve la giocherete insomma fino all'ultimo, no, fino all'ultima gem, si dice, giusto? Sì, esatto, fino all'ultimo gem. Che cosa ti aspetti da questo mondiale, Minion? Ma ovviamente andiamo e diamo il meglio che possiamo. Secondo me ce la possiamo giocare. Ok, il podio magari quest'anno ancora no, però diciamo che vogliamo sicuramente far bene e far vedere che comunque stiamo crescendo tanto. Abbiamo delle ottime atlete, un ottimo gioco di squadra e siamo pronte. Tu dicevi appunto sono 38 nazionali, la cosa bella è anche che in queste nazionali c'è ad esempio una delle nazionali che incontrate subito, tra parentesi, il primo giorno credo Sì, dei la prima mondiali, partita. è già contro un nazionale che in realtà non è una nazionale, cioè negli altri sport, anzi poi abbiamo scoperto che in realtà tipo in altri sport comunque c'è, è la nazionale delle indigene si potrebbe chiamare, come viene Esatto, chiamata, le sì, le indigene, si chiamano le indigene. indigene. E che nazionale è? Cioè cosa. È questa unione di ragazze appunto che hanno origini indiane, appunto, cioè indiane delle Americhe. Quelli che ti dicevano i pelle ossa, Esatto. quelli, ok? Che si sono riunite a fronte appunto questa squadra e la cosa carina è che portano ovviamente con orgoglio il nome comunque della loro clan di appartenenza e la loro presentazione l'ha fatta appunto con gli abiti classici di
del clan di appartenenza, quindi andremo a vederle, nel senso non le conosciamo E sono la appunto. prima nazionale che incontrate, tra parentesi. Esatto. Stesso destino l'ha avuto anche la nazionale di lacrosse, te lo dico, agli scorsi mondiali, anche quelli in Inghilterra. La prima partita è stata fatta contro le indigene. Non Indigene. più come è finita, così almeno avete qualche speranza. Vabbè, Va molto bene. bene. Importante Infatti. partire. Beh, però, insomma, partire. Ecco, questo fa capire comunque che il roller derby è un po' uno sport diverso dagli altri, però. Beh, sì, sicuramente sì, per tante ragioni. Spesso e volentieri mi viene qua raccontato da te, anche già, me l'hai già raccontato tante volte, ma anche dalle altre ragazze che ho avuto il piacere di conoscere, tutte quante tirate in ballo questo famoso Derby Love. Il derby love. Ecco. Beh, la cosa bella e particolare secondo me del roller derby è appunto che è uno sport completamente inclusivo. Cioè, come abbiamo detto prima, non c'è una persona adatta né nel fisico né nella personalità. Il derby love perché appunto essendo anche un po' di cricche, essendo ancora pochi, ci si aiuta ovviamente a vicenda su tutto, cioè a fare le partite in casa, a fare gli allenamenti, è tutto autogestito, quindi ovviamente l'unione fa la forza, no? Allora, vediamo ancora il roster, perché mi piacerebbe comunque con te, Minion, cioè, capire chi ti stai portando a Manchester insieme a te. Allora, prima di tutto, diciamo, sono 20 ragazze, le 15 titolari, no, 16 titolari, mi dicevi Sì, quest'anno, 4 16 riserve. titolari e 4 riserve. Non giocano tutte in Italia. Abbiamo anche delle ragazze che praticano roller derby all'estero, giusto? Esatto, c'è Daniela Arancio dall'Inghilterra, la Valdemort che qui si chiama Nicosia da Dublino e la nostra amata Sylph che in realtà nasce come Arpia e adesso gioca a Manchester. Ah, quindi lei è già là che sta sondando i Sì, in campi. realtà l'abbiamo mandata L'avete apposta, fatto tutto qua apposta pronto. da qualche anno in modo da portarvi avanti. Esatto. Perfetto. Poi ecco, c'è una buona compagine di Milano però rappresentata, no? Nella nazionale, cioè le Arpie sono un po'. Sì, sono un po'. Beh, siamo state anche, essendo fra le prime squadre a giocare le prime partite, abbiamo portato un po' più di esperienza, ma in realtà adesso, il roller derby italiano è totalmente cambiato. Comincia a esserci una buona rappresentanza anche da Vicenza, lo vedevo prima, no? Esatto, Vicenza che Nel poi è stata la roster. squadra che ha vinto appunto l'ultimo skier, quindi ci ha spodestato brutalmente dal podio italiano. E ha degli ottimi elementi, c'è Quack, c'è Anek, c'è Taylor, insomma. Ce ne sono. In panchina c'è un po' appunto anche di Milano, appunto, tra te e la tua collega Ilaria, giusto? Che Esatto. avete il compito di gestire insieme ai due maschietti, invece, al coach, al bench coach, giusto? Sì. E Tirenna invece che è sempre l'altro team manager perché lo staff da quest'anno appunto può essere composto da quattro persone, uno è il lineup manager che è quello che gestisce le persone che decide quali sono le line che scendono in campo, il bench coach che è quello che chiama un po' gli schemi, gestisce il gioco proprio sul campo e i due team manager che comunque aiutano nell'organizzazione e nella gestione delle atlete. Tutto questo fra pochissimi giorni. Ovviamente, insomma, stiamo parlando di un'organizzazione davvero importante e anche costosa, diciamolo. Sì. C'è modo, però, volendo, di aiutare il Team Italy a andare a quel paese, avete detto, no? Mandiamola a quel paese, avete Sì. fatto Beh, questo appello. Allora, raccontaci un po' cosa vi siete inventate. allora abbiamo lanciato il classico crowdfunding Eccolo perché, qua. eccolo sulla pagina Facebook si può trovare, perché ovviamente abbiamo bisogno di una mano, nel senso, come abbiamo detto prima, è tutto autogestito sia a livello gestionale che a livello economico, quindi avere una mano di aiuto, qualche sponsor che ci può aiutare ad affrontare il viaggio assolutamente, ma poi a gestire anche tutto il resto, perché anche gli allenamenti costano. Ci sono atlete che vengono ogni volta da Roma e quindi gli spostamenti non soltanto per le Questo weekend, ad partite. esempio, avete un allenamento, mi sembra, no? Qui a Milano, o sbaglio? Abbiamo l'ultimo L'ultimo allenamento qua a Milano. allenamento, il rifinimento, come no? Sì. Prima di me. Quindi, appunto, dice, avete messo in piedi appunto questo crowdfunding perché, insomma, c'è bisogno. Come si può fare per aiutarvi? Che cosa possiamo fare? Allora, basta andare sul sito su Facebook, si trova appunto il link,
e si può donare quanto si vuole. Ci sono anche dei piccoli premi. Qualsiasi aiuto ovviamente è ben accetto. Allora, noi abbiamo infatti, Maris, abbiamo la grafica quell'altra del crowdfunding per vedere appunto l'indirizzo internet su GoFundMe, credo sia la piattaforma se non mi sbaglio. E vediamo se c'è, no, va bene, la vediamo dopo, non è un problema. Beh, Mari, quando ce l'hai, eccola lì, l'ho vista, eccola qua, eccola qui, perfetto. Allora, GoFundMe. .com/teamitaly 2018, questo è il sito per poter aiutare la squadra italiana di roller derby per andare a Manchester. Però cerchiamo di capire un attimo, Mino. Se qualcuno invece, no, beh, il mondiale ormai diciamo il roster è chiuso e non si viene, giustamente, ormai già dovete sudarlo. Però mettiamo che qualcuno insomma abbia voglia di avvicinarsi al roller derby, come può fare? Allora, può cercare la Lega della sua città, perché comunque abbiamo diverse squadre appunto in Italia, e andare a provare quando vuole. Siamo tutte aperte a prove di nuove leghe, le nostre fresh meat, come le Le chiamiamo. Fresh Meat. Quindi, per esempio, a Milano noi ci alleniamo tutti i lunedì e mercoledì appunto al centro sportivo Wismara. Quindi, chi volesse venire a provare, basta andare sulla pagina Facebook appunto delle Arpis e comunicare la data in cui intende partecipare, in modo tale che possiamo anche mettere a disposizione tutta l'attrezzatura, perché ovviamente per i primi allenamenti, dai pattini alle protezioni, forniamo tutto noi. Ecco, una cosa molto interessante da voler dire è che anche, diciamo, su questo approccio di chi arriva, tutto, c'è proprio tutto un protocollo quasi da seguire, no? Diciamo, nel senso che davvero è uno sport di contatto, è uno sport che potrebbe sembrare violento a guardarlo, però ovviamente si cerca di fare il tutto nella sicurezza più totale. E quindi non finirete a fare una partita, non entrerete in un campo da gara finché non passerete. Le minimum skills. Che cosa sono i minimum skills? Le minimum skills sono un test sia pratico che teorico per dimostrare che la persona effettivamente possa entrare in campo senza far male a se stessa e agli altri. Quindi si provano tutta una serie di esercizi minimi che la persona, di abilità minime che la persona deve possedere sui pattini. È anche un test teorico, perché ovviamente se non si conoscono le regole non si può giocare. Ecco, se vi sembra impossibile dire no, ma loro non ce la farò mai, non supererò mai le minimum skills, così allora, Minion, tu hai avuto una passione per i pattini da sempre, mi dicevi, no? Tu Sì. già pattinavi, quindi insomma, per te Sì, magari è stato un sull'inline. po' più semplice l'approccio sicuramente. Tu hai delle compagne di squadra che sono arrivate che non sapevano pattinare Assolutamente sì. e adesso sono ai mondiali, Esatto. dopo Quindi. 4-5 anni neanche. No, neanche, Ah, sono, neanche. sì, perché l'ultima forse da noi arrivata è appunto Heidi, che ha cominciato, non sapeva pattinare, ha cominciato con noi sui pattini e adesso si trova nel roster dei mondiali, quindi si può fare. Ecco, e appunto può essere anche utile appunto per iniziare proprio, nel senso che io posso venire da voi, imparo e faccio gli allenamenti con voi a quel punto, nel senso insieme alle Arpis, finché appunto non passerò poi questo piccolo test che viene fatto ogni tanto, immagino, Esatto. quando avete un numero abbastanza di atleti, da poter poi far entrare nel roster ufficiale. Come funziona poi? Non avete ancora un campionato, giusto? Non esiste un campionato vero e proprio. Allora, vero e proprio con una lega purtroppo ancora no, anche se ci stiamo attivando. Quello che si avvicina di più è appunto lo Skir, che viene giocato a giugno tendenzialmente, che raccoglie sei squadre italiane, diciamo fra le più alte nel ranking, e appunto le mette alla prova in un torneo di 2 giorni. Poi però sono tante anche le partite, diciamo, internazionali che fate, perché insomma spesso e volentieri ci sono squadre che vengono qua a Milano oppure voi che andate. Esatto, perché appunto esiste comunque un ranking europeo e mondiale, perché come abbiamo detto le squadre non sono tante, quindi poi alla fine le partite che si vanno a giocare si vanno a fare fuori o si invitano le squadre avversarie in casa. Un ranking europeo credo tutto di tantissimi, se sono Iacovacci, se ci sta seguendo, quante sono le squadre del ranking europeo in totale? Credo un 300 qualcosa squadre, credo se non di più forse, Non lo so, io ancora oggi di con i più numeri non credo. vado bene, quindi Allora chiedo a Iacovacci che ci sta Iacovacci. seguendo in questo momento se mi sa dire quante squadre ci sono nel ranking 300, europeo. Sta di fatto che almeno due italiane sono nei primi 100, quello sono sicuro. 400. Sì, Milano e Vicenza Milano e Vicenza dovrebbero sono nelle prime, anzi essere, Vicenza e Milano, perché diciamo, fra le Vicenza prime 200, sono per tra le stare prime proprio 100, là no, credo con. tra le prime 100 credo che siete ancora, quindi dovreste essere insomma messe bene. Quante
Quanto è bello poter girare anche appunto l'Europa, andare in altri posti, o comunque conoscere appunto ragazzi che vanno da tutto il mondo grazie attraverso uno sport così particolare? Beh, sicuramente è una delle parti più divertenti, non la più semplice perché come abbiamo detto, essendo tutto autofinanziato, ovviamente se c'è la possibilità si fa volentieri, però praticamente si gira il mondo, quindi si conoscono un sacco di persone e comunque quello che dicevamo del Derby Love è esteso a tutta l'Europa, quindi capita spessissimo, non so che un atleta decide di fare il Giro d'Europa e va per lega by lega a fare, chiedere ospitalità, ad allenarsi con le ragazze. È capitato più di una volta, ma anche dall'America. A un certo punto, non so, l'atleta americana ti scrive e ti dice: ah, ciao Italia, Milano, questo mese voglio fare il Giro dell'Italia, pensavo di passare per le vostre città, mi ospitate. Funziona un po' Bellissimo. così. Ecco, che cosa ti ha attirato del roller derby? Me lo dicevi, no? L'idea con quei pattini, poi questo sport, un po' di contatto. Cioè, ti piaceva unire queste due cose insieme. Che cosa ti ha però tenuto poi legato al roller derby? Beh, lo sport in sé, che ovviamente è bellissimo, cioè proprio divertente da giocare. La comunità poi ovviamente è bella in cui vivere, crescere, costruire qualcosa. E la cosa forse più bella e divertente appunto dello sport è che essendo una cosa un po' autogestita la senti proprio come una cosa tua, non sei un semplice tesserato che va lì e si allena, tu stai creando proprio un movimento e stai creando un movimento inclusivo dove non esiste genere, non esiste fisicità, non esistono limiti di inclusione. Beh, direi che questo dovrebbe essere il miglior spot per il roller derby sentito negli ultimi anni qui a Milano News. Ripetiamo allora però l'appello, adesso torniamo un po' a essere, insomma, a parlare di cose un po' più venali, ma insomma, bisogna mandare queste ragazze a Manchester, bisogna Sì, il andare per titolo non è per difendere. caso, Infatti, noi mandiamola a quel mandiamola a quel paese paese, se che quel ci paese c'ha un vogliate nome, bene quel oppure paese c'ha un no. nome, è Manchester quel Esatto. paese. Quindi mandiamola a quel paese. www.gofundme.com/teamitaly2018 è la campagna crowdfunding. Cos'è che ci regalate se vediamo dei soldi sulle Allora adesso conferenze? cioè, non mi Cos'è chiede che tutti i dettagli, c'è? non mi ricordo, tipo 12. Magliette, cappellini così? Belli, Sì, tipo ragazzi, poi io vari. dico, per chi è amante di magliette, cappellini, spillette, ammenicoli vari. Autografati, autografati dalle Ah, atlete anche, fantastico. quindi No, cioè, poi roller derby è lo alla sport perfetto, grande. c'ha una grafica pazzesca. Eh sì, È guarda, vero, siamo tutti professionisti, abbiamo il 98% sono tutti no? Ah, vedi, grafici, quindi ecco, è uno spot di grafici, effettivamente. Eh? ci Molto. servirebbe anche qualche fisioterapista in più, se qualcuno volesse cominciare. Dice, quello perché i dolori dopo la partita cominciano a far sentire, Beh, anche l'età vero? avanza, insomma, Ecco, una copriamo. cosa, diciamo una cosa che è molto interessante è questa, anche appunto, non ci sono grossi limiti d'età, sono appunto quelli poi voluti personalmente dal fisico di ognuno, ma ci sono squadre che sono giovanissime, squadre invece magari un po' più in là con l'età, e non volevo fare riferimento alle Harpies di Milano minimamente. Ma però abbiamo i due No, estremi, penso, avete due eh. estremi voi, Beh, sì? l'altro giorno un atleta ha compiuto 21 anni, Ah, che io non ok, finalmente. me li ricordo neanche più Però li hai ormai. avuti anche tu, Minio, te lo dico. Veramente? Ci sei passato Accidenti. anche Beh, tu, ci sei passato anche se tu. me lo Ecco, dici tu, ci credo. poi diciamo appunto che si può giocare davvero. Avete ragazzi molto molto giovani, appunto 20-21 anni, e ragazzi diciamo un po' più mature che riescono a Sagge, sagge, che appunto sagge, sono le veterane di questo sagge. sport. Ecco, Ciao Elo! vabbè. Io non volevo salutare Elo, però l'ha Beh, salutata ciao lei, no? Soriano, Ah, ne ecco. abbiamo un po' su cui Un tenere po', con no, tutto anzi, le quello salutiamo. Anzi, so che come stai, Lo, a proposito, so che hai avuto un che. Bene, infortunio al benissimo. DDT. Come sta andando adesso? Sì, sai che noi le ossa rotte non ci spaventano, Quindi quindi alla scendere in grande. campo senza problemi? Sì, è ritornata ad allenarsi, la grandissima, poi la voglia di giocare è sempre tanta, quindi come se non ci fosse. Diciamo che la scorsa edizione di DDT non ha portato molta fortuna alle Harpies. Prima partita, nel giro di un quarto d'ora, c'erano tre rapie già fuori campo per infortunio, No, devo tre dire. no, però diciamo Due che sì, sicuro. la Elo l'abbiamo persa quasi C'era Elo subito. e Heidi che sono uscite Heidi sì, in quasi. E serata, ha ben deciso di infatti. farsi. No, per fortuna niente di ipergrave, sono già tornate tutte e due, quindi siamo felici così, insomma.
Ah, c'è Jaco Vacci che mi manda un po' di statistica, lo dice sì, sono 500 le squadre Ecco, su bravo Jaco Vacci, FlatStat. studia e dacci qualche dato per Su piacere. FlatStat sono 500 le squadre europee, diciamo censite, quindi magari sono anche di più le squadre in generale, e ci sono appunto sì, due squadre Italiane. italiane tra le prime 100. E poi vi dicevo che appunto ci sono varie ricompense appunto per il vostro crowdfunding, cartoline, magliette e anche un bootcamp, ho visto, avete messo in palio un Sono bootcamp. finiti però i Ah, bootcamp. butta Avevo sono messo a finiti. disposizione Ah. tre bootcamp con atleta o staff Sì? della nazionale. Ah, bello, bello, bene. Bene. Minion, io ti ringrazio tantissimo. Siamo in chiusura. Facciamo l'ultimo appello, lo lascio a te. Perché dovremmo aiutarvi ad andare a quel paese? Ma può essere un po' tipo No, non no, pietà, deve non essere un... facciamo pietà. No, aiutateci perché ci teniamo a portare avanti questa comunità che appunto è bella non soltanto per lo sport, ma per tutto quello che sta dietro. E vogliamo rappresentare l'Italia al meglio possibile. Vi siete posti degli obiettivi come nazionale? Sopravvivere è un obiettivo? Ah, ok, è quello l'obiettivo No, mio. andiamo e spacchiamo un po' di... Cioè, non c'è un numero, non me lo siete dati. Un numero no, è un po' difficile perché purtroppo non conosciamo tutte le altre nazionali con cui Ok. ci E scontreremo. questo a volte effettivamente è un po' un handicap per voi, perché non sapete davvero con chi andate a incontrarvi spesso e volentieri. Anche Sì, non conosciamo tutti gli a volte quando atleti, sono squadre c'è anche sei non, di indigeni, ho visto che club. spuntano adesso, cioè, boh, vediamo, vediamo. Minion, va bene, vi seguiremo, cercheremo di seguirvi il più possibile. Grazie. Sappiamo che insomma ci sono tanti modi per seguirvi. In primis, sono sicuro che il buon Jacovacci con Power Jam farà un ottimo lavoro per seguire la nazionale italiana a Manchester. Noi teneteci aggiornati, fateci sapere, scriveteci, diteci Jacovacci, qualcosa. c'è anche lo streaming, quindi Jacovacci adesso Ecco, manda il quindi link sulla pagina del Roller Derby Italia, sicuramente. sicuramente troverete tutte le varie. No, noi sicuramente no. Nella diretta, in questo momento, sotto nei commenti abbiamo messo il link alla pagina del Team Italy. Invito Jacovacci a mettere anche il link a PowerGem, così che si possano tenere sott'occhio tutte le varie statistiche, tutti i vari risultati. PowerGem, per chi non lo sapesse, è una webzine, è proprio che si chiami così, credo, poi mi correggerà se mai Jacovacci. Diciamo l'organo di stampa più importante del mondo del roller derby italiano, da Roma in diretta. Roberto Jacovacci, insomma, segue tantissimo tutte quante le squadre italiane. Poi voi scriveteci, fateci sapere come va, cercheremo di seguirvi. Certo. Ovviamente un grande in bocca al lupo per noi va a tutte le ragazze di Milano, in primis, e poi comunque a tutto il team Italy. Fateci godere, cioè dobbiamo veramente. Ce la metteremo Va tutta. bene, ok. Grazie mille, Minimo. Alla Grazie a prossima allora. voi, Grazie ciao. mille. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Io saluto tutti quelli che ci hanno seguito e abbiamo ritrovato anche tutti quelli che ci hanno seguito la scorsa stagione con Track Talk. Sono ben contento. Grazie mille dei vostri commenti. Un abbraccio a tutti. Noi ci rivediamo oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano News. Invece, Good Morning Milano torna domani, scusate, lunedì alle 12:30, sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci e a presto!